Sfide fra barman, workshop, degustazioni e musica sono gli ingredienti dello Splash Festival, l'evento dedicato al mondo del turismo e della cultura del bere. È in programma lunedì 11 giugno a Bari, nella spiaggia pubblica Torre Quetta, dalle 10 del mattino a mezzanotte. Due competizioni e decine di attività nell'appuntamento giunto alla terza edizione ed organizzato da Bar Project Academy. Splash Festival, come nasce l'idea? L'idea nasce per un concetto di rigenerare e dare ancora più importanza alle materie prime della Puglia, non solo a livello di solidi ma anche a livello di liquidi, quindi incominciare a parlare di beverage, incominciare a scindere tra il prodotto alcolato e non alcolato, quindi dare importanza al 50% a tutte e due le parti. Si può bere bene alcolico, si può bere bene analcolico. Infatti spesso si parla in cronaca di eventi non piacevoli, invece il concetto del cocktail si può associare anche ad eventi positivi. Noi sposiamo, scindiamo sempre e riteniamo che non dobbiamo divulgare un concetto di formazione o di espressione del bere come spacciare dell'alcol. L'alcol non si spaccia, l'alcol si rende appetibile e si miscela in maniera appunto ordinata, in modo tale che il nostro sapore, il nostro palato debba degustare un prodotto per quel che è, per l'essenza, per la qualità, non per lo sballo, e questo lo difendiamo da un bel po' di anni, dalle generazioni, dai piccoli fino ai più grandi, con una accademia che si chiama Bar Project Academy. Chi l'ascolta deve venire allo Splash Festival perché? Allora, prima di tutto lo Splash non è solo bere, ma è aggregazione, è rete sociale, non solo in Puglia ma a livello nazionale. Ci saranno un bel po' di aziende, 50% pugliesi, 50% invece del centro nord Italia. È stato fatto apposta per dare valore appunto al territorio. E nello Splash parleremo di turismo e hospitality, quindi come accogliere un turista a livello professionale e come sorridere con bel welcome a gente che nel nostro territorio sta affiondando, quindi bisogna incominciare a parlare di turismo, bisogna incominciare a divulgare la cultura dell'hospitality. Ecco. Un evento che durerà diverse ore, sinteticamente come è organizzato? Lo starting è, dice, il mattino c'è il Welcome Coffee, poi ci saranno le due gare, una ispirata ai 30 locali della Puglia, dove ne abbiamo scelti 6, e una invece ispirata ai bartender d'Italia, e ne abbiamo scelti 6, quindi Italia-Puglia, sempre questo concetto. Poi dopo ci saranno dei workshop totalmente gratuiti, dove parleremo di spirulina fatta in Puglia, parleremo di rosoli, parleremo di distillati, parleremo di graffiti, street art, parleremo di arte urbana. Sicuramente è un festival per tutti, per le famiglie, per i giovani, per i globetrotter, per gente che gira nel mondo, quindi è un festival che raccoglie tutte le ideologie 2.0, quindi quello che vorrebbe arrivare, ma fatto in un modo a livello pragmatico, pratico e culturale, a livello di testing. Ecco. We'll be right back.